Ernesto Basile a Palermo, a cura di Paola Campanella. A partire dalla seconda metà del 1800, la città di Palermo vive in un clima di particolare vivacità economica e culturale. Sono presenti infatti alcune importanti figure, dotate di eccezionali capacità imprenditoriali, come i Florio e i Whittaker, ma anche personaggi del mondo della scienza e della cultura, artisti e intellettuali che spingono verso una maggiore apertura in senso europeo. È il periodo in cui sorgono varie attività, per dirne alcune i cantieri navali, la fonderia Oretea e la fabbrica di mobili della ditta Ducrot. Le aspirazioni della borghesia emergente sono anche quelle di avere una città che possa competere con le altre città europee. Si richiedono edifici per lo spettacolo e il tempo libero, ville e giardini e residenze di prestigio. Queste richieste alimentano l'economia locale. Molti artigiani, decoratori, mosaicisti, fabbri e vetrai saranno chiamati ad inserire negli edifici le proprie produzioni, compatibilmente al diffondersi di un nuovo gusto che presto si adotterà in architettura, il liberty. Il clima di crescita e ottimismo caratterizzante i due decenni post-unitari era destinato comunque a scemare verso la fine del 1800. Afferma Rosario Lentini in un suo interessantissimo saggio dal titolo Mercanti, imprenditori e artisti a Palermo nella seconda metà dell'Ottocento, sul tema dell'esposizione nazionale. Nonostante l'enfasi e la retorica che accompagnarono l'evento, la borghesia locale non poteva celebrare alcun trionfo nei settori più avanzati dell'industria nazionale, perché il confronto con le aziende settentrionali rimarcava il divario crescente tra le due aree del paese. E ancora, se il primo ventennio di storia unitaria aveva fatto registrare un andamento di progressiva crescita, sia in campo artistico che economico, dall'inizio degli anni 90 si assiste al rallentamento delle principali attività industriali e commerciali. Mentre in controtendenza al declino dell'apparato produttivo si accentuava la capacità degli intellettuali e degli artisti e degli uomini di scienza di sviluppare iniziative e intrecciare solidi legami con gli ambienti culturali europei. Anche Casa Florio, dopo la morte del senatore Ignazio nel 1891, mostrava i limiti delle proprie scelte strategiche. Mentre Ignazio Junior, a soli 2 anni dall'inaugurazione dei cantieri navali da lui fondati nel 1903, dovette vendere la sua parte azionaria, la produzione ceramica promossa dal senatore Ignazio nel 1884, invece, insieme anche alla ditta produttrice dei mobili Ducrò, costituivano ancora nel panorama industriale palermitano due capisaldi dell'economia e due realtà produttive di notevole valore. Infatti, sia le suppellettili che gli arredi non solo erano molto richiesti all'interno delle residenze dell'aristocrazia e della borghesia palermitana del tempo, ma anche per l'arredo degli alberghi e degli edifici pubblici. Questo particolare dimostra ancor di più che il clima di vivacità economica che si era instaurato nella Palermo di allora non era solo merito della presenza di figure imprenditoriali, ma anche frutto dei fermenti di tipo artistico-culturale che garantivano la produzione di oggetti che possedevano un ottimo livello qualitativo. Una realtà che si avvaleva di artisti dunque, ma anche di maestranze artigiane che seppero realizzare prodotti in sintonia con i progettisti. Questo il quadro economico e artistico che si sottoponeva al confronto con la realtà produttiva nazionale nell'esposizione palermitana del 1891. Per citare ancora Lentini, non dagli ambienti industriali dell'isola era scaturita la spinta a misurarsi con la concorrenza nazionale, bensì dagli artisti e dalla parte più vivace della società palermitana,
rappresentata da uomini di cultura ed esponenti della borghesia, molto più proiettati verso l'esterno di quanto non fosse il ceto commerciale e imprenditoriale. Afferma Giuseppe Quadriglio. Franca Florio, la bellissima moglie di Ignazio Florio, era l'unica figlia femmina del barone Pietro Iacona di San Giuliano e di Costanza Notar Bartolo di Villarosa. Rappresentava la tipica bellezza siciliana, un po' aspra per via della carnagione olivastra e dei capelli scuri, che incorniciavano un viso dai tratti ben delineati. A Palermo, più che delle azioni dei Florio, delle loro attività commerciali e delle proficue attività imprenditoriali, si parlava di Franca, dei suoi gioielli, dei suoi ricevimenti e delle personalità da lei ospitate. Si inneggiava al suo stile e alla sua bellezza. Andata in sposa a Ignazio Junior, nel 1893 donna Franca era l'immagine fatta persona della Palermo dell'epoca, quella dei salotti e delle ville, dei giardini e degli incontri culturali, delle attività sportive. Nel 1899 Ignazio aveva costituito la Società dei Cantieri Navali, promosso la nascita del Consorzio Agrario Siciliano e nel 1900 era diventato editore del quotidiano L'Ora. Nella splendida casa di Palermo, il villino Florio, progettato da un Ernesto Basile, che espresse attraverso il richiamo alla cultura gotica e rinascimentale il suo personalissimo stile, Frank Florio amava ricevere personaggi importanti come Guglielmo II di Germania. Leonardo Sciascia affermò: senza di lei la storia dei Florio sarebbe stata una storia verghiana, solitaria e dolorosa, di accumulazione di sommessa e inesorabile fatalità. Con lei diventa una storia prustiana, di splendida decadenza, di dolcezza del vivere, di affabile e ineffabile fatalità. Negli anni venti ebbe inizio la decadenza dei Florio, con il declino di Ignazio un immenso patrimonio andò disperso, insieme a molte delle aspirazioni imprenditoriali della Sicilia dell'epoca. Le iniziative di carattere mondano dei Florio, come quella ad esempio di Vincenzo Florio, la targa Florio Circuito delle Madonie del 1906, ebbero il merito di portare la città di Palermo e la Sicilia all'attenzione di un vasto pubblico e rilanciare l'isola come meta turistica di primo livello. Questo in breve è il quadro storico e sociale all'interno del quale si svolge l'attività dei Basile, architetti palermitani. Il padre, Giovan Battista Filippo, noto per avere progettato uno dei più bei teatri d'Europa, il Massimo, e che morì nel 1891, quando ancora il teatro non era stato completato, ed il figlio Ernesto, che poi divenne l'esponente di maggiore spicco del Liberty palermitano. Il concorso per il teatro era stato bandito nel 1864. Era un concorso internazionale, perché si desiderava qualcosa di eccezionale per l'immagine di Palermo, un edificio che potesse avere un valore rappresentativo della sua millenaria cultura e della sua rinnovata importanza sotto il punto di vista sociale ed economico. Presiedeva la giuria Goffredo Semper, che dichiarò vincitore Giovanni Battista Filippo Basile. Per l'edificazione del teatro fu scelta un'area situata tra il centro antico della città e la nuova linea d'espansione, a settentrione. Dovettero essere eseguite numerose demolizioni, tra cui due importanti monasteri, quello di San Giuliano e delle Stimmate e parte dell'antica cinta muraria della città. Terzo in Europa per estensione, dopo l'Opéra di Parigi e l'Opernhaus di Vienna, il Massimo venne progettato per contenere fino a circa 3.000 spettatori. Una significativa dedica venne posta sul frontone del teatro. L'arte rinnova i popoli e ne rivela la vita. Ernesto Basile nasce a Palermo nel 1857. Si laurea in architettura e vince il concorso per assistente alla cattedra di architettura tecnica presso la Scuola di Applicazione per Ingegneri e Architetti di Palermo. Nel 1883 consegue la libera docenza e ottiene la cattedra. Partecipa a vari concorsi nazionali e internazionali, come ad esempio quello del 1874, quando progetta il villino Basilia Santa Flavia presso Palermo, e quello nel 1891,
quando riceve l'incarico di progettare gli edifici dell'Esposizione Nazionale di Palermo. Nello stesso anno muore il padre ed Ernesto viene rapidamente incaricato di allestire gli interni del Teatro Massimo di Palermo. Palazzo Bordonaro e Palazzo Francavilla sono del 1893. Nel 1895 insegna architettura presso il Regio Istituto di Belle Arti di Palermo e nel 1896 inizia la sua collaborazione con i Florio. Dapprima produce oggetti per la loro ditta di ceramica. In questo periodo si attesta anche l'inizio della collaborazione con la ditta Ducrot. Ernesto dunque inizia ufficialmente la sua attività a Palermo in occasione di uno degli eventi più importanti della città, l'Esposizione Nazionale 1891, e concepisce una composizione, come afferma Charles Bourdieu, vasta e grandiosa, su di un tema quanto mai significativo per quella prima esposizione nella quale la Sicilia, ricongiunta all'Italia, doveva presentarsi agli italiani. Basile pensò a ideare per l'ingresso principale dei padiglioni in stile arabo-normanno. Il fatto che, nelle sue prime opere, tradisca ancora un attaccamento allo stile che in quel periodo andava per la maggiore, l'eclettismo, si inquadra del resto nel clima generale di ritardo che anche in Italia aveva visto giungere dopo le istanze rinnovatrici più profonde dell'Art Nouveau. Nel 1897 diventa direttore dell'Istituto di Belle Arti di Palermo. Nel 1898 compie un viaggio a Vienna, dove ha modo di osservare le opere della secessione viennese. L'anno seguente, animato dallo stesso spirito di scoperta, è in Belgio, Francia e Olanda. Nel 1899 progetta lo splendido villino Florio, i cui interni sono stati distrutti da un incendio negli anni 60. Il 1900 lo vede impegnato per le ville Igea a Palermo. Nel 1902 è incaricato per il progetto di ampliamento del Palazzo di Montecitorio a Roma. Costruirà la nuova Camera dei Deputati. In questa occasione Ernesto Basile elabora il progetto degli interni del nuovo palazzo secondo una visione unitaria, disegnando arredifici e mobili, decorazioni e rivestimenti di tutti gli ambienti di rappresentanza e degli uffici. Quando si parla di Ernesto Basile, il collegamento con l'attività paterna è immediato, se non altro per l'incarico ricevuto subito dopo la morte del padre di continuare nella direzione dei lavori del Teatro Massimo, iniziati nel 1875. Ernesto aveva osservato le evoluzioni del dibattito artistico-culturale della sua epoca in Europa e si era nutrito della voglia di rinnovamento del padre, che nel 1889 aveva progettato il villino Fava Loro in Piazza Virgilio a Palermo, primo esempio di uno stile nuovo che aveva trovato nella linea curva e sinuosa l'elemento costruttivo e decorativo insieme. Afferma Charles Bourdieu: se nell'esposizione del 1891 è il filone cosiddetto siculo normanno ad affermarsi, in un eclettismo che riunisce spunti orientaleggianti e stilemi comunque polistilici cari all'Ottocento, nei successivi interventi sarà la predilezione per il Carnalivari ad emergere, con possibili commistioni lessicali relative al più antico linguaggio. Basile, come il padre, aveva coltivato la passione per le architetture siciliane, espresse nel basso medioevo e quelle del 1400. Era cresciuto nel clima saturo di art della sua regione, la Sicilia, apprezzandone la commistione di stili diversi e ne considerò la vastità degli apporti nel suo personale linguaggio. Ecco che non è difficile operare degli accostamenti. Gli esterni di Villa Igea a Palermo con i loggiati dell'atrio di Palazzo Batellis del Carnalivari del 1490, oppure gli archi della chiesa della Catena a Palermo con la facciata della centrale elettrica a Caltagirone del 1907, la cupola della tavernetta del Tiro a Palermo con quella della chiesa della Martorana del XII secolo. La formazione accanto al padre e l'ambiente culturale
fatto di ottimismo e fiducia nel progresso, insieme alle radici antiche della cultura siciliana, costituiscono la più autentica chiave di lettura del linguaggio architettonico espresso dal Basile. E anche se spesso lo si è voluto interprete delle sole istanze della borghesia in ascesa, riducendo il suo contributo innovatore, non bisogna dimenticare che all'interno della sua attività si collocano episodi che smentiscono tali affermazioni. Una di queste, la lunga collaborazione con la ditta Ducro per realizzare dei mobili che potessero anche essere prodotti in serie ed acquistati quindi da una più vasta categoria di utenti. Basile aderisce sempre più allo spirito dell'arte nuova, pensando ai suoi progetti globalmente, dalla struttura al più piccolo particolare, e la decorazione non sarà mai nelle sue opere una sterile applicazione di repertori. Nel 1906 la volta della palazzina di Liella, che venne illecitamente demolita negli anni 50. Nel 1907 progetta la centrale elettrica a Caltagirone e l'ampliamento del Grand Hotel de Palme a Palermo. Nel 1908 è la volta della Cassa di Risparmio in Piazza Borsa, sempre a Palermo. Nel 1912 il Palazzo delle Assicurazioni Generali di Venezia, in via Roma. Gli interventi architettonici di Basile non si limitarono alla residenza, egli si cimentò anche in edifici di carattere pubblico, grandi e piccoli, come i chioschi, piccoli gioielli che, insieme ai villini, conferiscono alla città di Palermo una decisa aria liberty. Villino Ida. Dal nome della moglie di Ernesto Basile, si trova in via Siracusa, a Palermo. Fu l'abitazione dei Basile per tanti anni, venne progettata dall'architetto immaginando tutto, dalla struttura agli arredi, dalla distribuzione funzionale degli ambienti al disegno del pavimento della sala da pranzo, che si pone come fulcro compositivo dell'intera costruzione. Particolare la soluzione dell'angolo. In Palermo Liberty di Pirrone si legge: il ruolo esaltante assegnato allo spigolo dell'edificio non costituisce la semplice linea di intersezione fra due piani della facciata, bensì l'elemento unico di avvio cui è affidato il ruolo di scandire una simmetria. E continuando, all'interno una semplicità distributiva rigorosamente legata ad un impianto ortogonale, il cui rigore non sono tanto i pavimenti a sottolineare quanto i soffitti. E continuando, sulla scorta della lezione paterna, Ernesto Basile rimedita sul patrimonio architettonico siciliano. Le sue prime prove, derivate dal tardo gotico locale, sono un riflesso di quella ricerca di una misura umana da lui identificata. Con il precedente storico della civile cultura siciliana del vivere in città che contraddistingue i palazzi dell'architettura del tardo 400 isolano, cioè il cosiddetto gotico catalano. Puntando su una nuova espressività di materiali, forme e volumi, Basile elabora un linguaggio modernista con una autonoma intonazione siciliana. Dal 1918 viene affiancato nella sua attività di architetto dai figli. Basile morirà all'età di 75 anni. L'ultima sua opera sarà la chiesa di Santa Rosalia a Palermo, iniziata nel 1928 e non ancora terminata nel 1932, anno della morte del suo illustre progettista. La chiesetta era stata commissionata dalla Congregazione Ancella del Sacro Cuore di Gesù, eppur nella sua elegante e sintetica struttura dimostra già quell'esaurirsi della poetica liberty, ormai lontana dalla linea evolutiva dell'architettura in Italia e in Europa. C'è chi ha affermato che Liberty sia stato accolto in Sicilia quasi solamente a livello stilistico, non contemplando i messaggi autentici che l'Art Nouveau aveva diffuso in Europa, in tal modo riducendo l'apporto innovativo del Basile, che viene individuato solamente in una ripresa degli stilemi proposti dall'architettura del movimento Art Nouveau rivissuto in chiave locale. A me piace vederla così. Lo stile personalissimo del Basile aderì intimamente alle istanze dell'Art Nouveau,
ma non si lasciò travolgere da esso, tanto da cancellare le radici della cultura architettonica siciliana. Anzi, proprio questo suo costante riferirsi alla tradizione, questa sua capacità di radicarsi nel luogo attraverso dei riferimenti più o meno evidenti, ma sempre percepibili, ha fatto sì che le architetture da lui progettate non fossero mai intese dai fruitori come episodi estranei al contesto della città. Il valore dell'opera basiliana si fonda proprio in questo suo lavoro di fusione tra il vecchio e il nuovo, tra tradizione e istanze di rinnovamento. Forse la critica non aveva ancora raggiunto nei riguardi del Basile una giusta distanza per poter cogliere davvero il suo messaggio.